Entriamo in un tema veramente difficile e ci si potrebbero fare dei seminari su questa cosa, quindi grazie Giulio per avermi fatto così questa richiesta. Parliamo in sostanza di un menù progettato con un pensiero all'autoguarigione. Quindi io voglio usare il cibo come medicina per curare i miei malesseri. E quindi, pensando al menù del mio desinare quotidiano o di un evento, quali considerazioni dovrei tenere presenti? Ah, a proposito, seminario, e ci vorrebbe un nutrizionista, un esperto d'alimentazione, un dietologo, e potremmo discutere per un bel po' di una cosa simile. Io non ho la pretesa di essere un nutrizionista, ma lo dico subito, sono un executive chef, ho delle buone conoscenze, ovviamente, sull'alimentazione umana, anche una buona conoscenza degli aspetti fisiologici e anatomici, ma così, però non sono un esperto, ma lo dico subito. Invece, sono un esperto dell'autoguarigione. Quindi chi si loda si imbroda, vabbè, però ogni tanto qualcosa dobbiamo dire. Sì, faccio autoguarigione ormai da tanti anni, anche come consulenze alle persone, oltre che per me stesso, e di cose ne ho messe assieme tante. Allora, prima regola, cominciate a scrivere, poco, e se voi pensate a cosa mangiare per poter mangiare tanto, siamo già partiti male. La prima regola in assoluto è poco, bisogna mangiare poco. Poi ci sono delle situazioni che possono essere d'eccezione, in cui un dietologo dice no, tu sei quel caso particolare, devi mangiare tanto, però guardate, eccezioni così ce ne sono veramente eccezioni, sono casi più unici che rari. In generale dovete mangiare poco, quindi nel menù prevedete quantità ridotte e tanti piatti. Quindi, se volete fare un evento, oltretutto ci sono anche dei motivi di galateo e persino di marketing per fare tanti piccoli piatti piuttosto che due grossi piatti. Tanti piccoli piatti equilibrati, poi vedremo cosa vuol dire equilibrio. C'è il teorico della dissociata, che ti dice fai un unico piatto con una sola cosa e mangia solo quello. Vabbè, è una tesi, ok? Allora, l'importante è che non sia tanto. Quindi, se fai una cosa di questo genere, comunque deve essere poco. Quindi adesso si tratta di capire se tu sei capace di mangiare 50 grammi di formaggio e basta. E basta. Perché il fatto che mangi 50 grammi di formaggio non ti autorizza a mangiare 50 grammi di pasta. 50 grammi di formaggio e basta. Diventa più semplice per molti invece fare piccole quantità di varie cose. Perché? Perché psicologicamente c'è una maggior soddisfazione. Ovviamente tentando di evitare certi abbinamenti e soprattutto certi squilibri. Normalmente si usano delle formule che potete trovare in tutti i libri di 30-30-40, suddividendo i grassi, i carboidrati e gli zuccheri. Ovviamente poi i libri vanno nel merito di questi grassi, quali grassi, lipidi piuttosto che eccetera eccetera. Abbiamo detto poco, seconda regola, vario, cioè voi potete decidere se equilibrare in termini di varietà ciò che mangiate nell'ambito della giornata, per cui io a mezzogiorno mangio solo peperoni e la sera mangio solo pasta, però non posso mangiare peperoni a mezzogiorno e peperoni la sera, non posso mangiare pasta a mezzogiorno e pasta la sera. Questa è una tendenza, cioè di fare tutta una serie di pasti distribuiti lungo la giornata, di solito piccoli, per cui mangiare anche 5 volte al giorno,
ma mangiare cose tutte diverse per far sì che nell'ambito della giornata voi abbiate mangiato tutto quello che vi serve in termini di varietà. I pasti però devono essere piccoli, non un antipasto un primo, un secondo, un dolce, un terzo pasto e così via. Cioè lì poi sono piattini, cioè chi mangia 5 volte durante il giorno deve mangiare piattini, non fa mai un pranzo completo, ok? Per esempio i cinesi vivono così, molte zone della Cina si fa così. Il cinese mangia quando c'ha voglia, qualunque ora del giorno, della notte, e mangia poco. Poi guardate, nell'ambito della giornata ha mangiato, non crediate che mangi poco in generale, mangia poco nel momento in cui sta mangiando, ma 2 ore dopo rimangia un'altra volta. Vi sono varie popolazioni con questo stile alimentare, stanno benissimo. L'importante è che non mi fate il mischione tra chi mangia solo 2 volte 5 piatti e chi mangia 5 volte un piattino. Cioè, se volete passare ad una alimentazione che preveda tanti piccoli pasti, poi devono essere piccoli. Ecco, e questi possono essere dissociati. Cioè, a questo punto è più facile e conveniente che io faccia un pasto di sola frutta, un pasto di sola verdura, un pasto di sole proteine, un pasto di soli zuccheri. Ovviamente un esperto che vi segua, un dietologo, potrebbe dirvi che certe cose sarebbe giusto abbinarle con certe altre per farle lavorare meglio, però lì bisogna essere degli esperti, lasciate perdere il fai da te, perché le informazioni che trovate sui vari Wikipedia, barra internet, barra siti, così, sono tutto, di più, l'inverso di tutto e l'inverso di più, perché non ci capirete niente, ok? Quindi alla fine lì bisogna veramente lavorare con un esperto. Se invece voi non mischiate, danni non potete farne. Però vi ricordo che stiamo sempre parlando di 5 piccoli pasti distribuiti nell'ambito di una giornata. E se invece sono quello del pranzo unico? Tipo gli olandesi e tipo me. Perché io faccio così. Io mangio una volta al giorno. Se siete quelli che tendono a mangiare una sola volta al giorno, il pasto deve essere vario. Perché? Perché voi nell'ambito di quell'unico pasto dovete mettere tutto quello che vi serve. È giusto mangiare così? No, facciamo anche finta che sia sbagliato. Perché poi alcuni dicono che sia giusto, quindi ancora una volta le tesi si sprecano. Facciamo finta che sia sbagliato, ma se comunque mangiate così è meglio che mangiate vario. Quindi, a prescindere dal fatto che sia giusto o sbagliato mangiare una sola volta al giorno, se però per qualunque motivo mangiate una volta al giorno, che sia vario. Cioè, ci deve essere un pochino, non 200 grammi, pochino vuol dire 50 grammi di carboidrati, cioè la pasta. Dice, vabbè, ma 50 grammi di pasta non mi metto neanche a mangiarla. Va bene, non la mangiare. Però se non la mangi dovrai mangiare qualcos'altro con i carboidrati. 50 grammi. Ah, 60, via. Io quello che voglio dire non è darvi il peso esatto, è che voglio dirvi che non dovete mangiare 200 grammi. Cioè non potete pensare di mangiare una volta al giorno e quella volta al giorno mangiare un piatto e magari far bis di pasta. Perché? Perché starete male. Dice, vabbè, ma c'è gente che va avanti così. Sì, infatti stanno male. Perché? Perché se mi mangiate un piatto di pasta tutti i giorni, avete due problemi. Il primo è che tutto quello che mangerete in più e che dovreste mangiare sarà in eccesso. Perché? Perché un piatto è un pasto. Quindi non dovreste mangiare nient'altro. Però per far varietà mi dovete per forza mangiare qualcos'altro. E se mi mangiate qualcos'altro avete mangiato troppo. Inoltre il pasto risulta squilibrato. Perché voi se mangiate 2 piatti in un pasto giornaliero, per forza di cose è squilibrato. Perché dentro mancheranno tutta una serie di cose. Poi non parliamo del mangiarsi un piatto di pasta e un dolce, che è una cosa terribile, perché state caricando da morire il fegato col dolce senza dare ciò che manca alla pasta. Il più delle volte il dolce è una replica della pasta. Perché? Perché magari una fetta di torta fatta ancora con la farina e siamo punti a capo, avete mangiato farina e farina. Poi ci sarà anche la crema, e quella incide solo nel senso che carica il fegato, cioè è negativo. La crema di positivo apporta ben poco,
C'è il latte, sì, certo, latte cotto e stracotto è addensato, figurarsi, cioè quante proprietà nutritive sono rimaste nella crema fatta con latte, del latte. Inoltre ci sono quelli che ritengono che il latte l'umano non dovrebbe mangiarlo, ma anche qui si scatena un altro di quei seminari che possono durare giorni e giorni. Va bene. Quindi, se decidete di mangiare facendo un pasto giornaliero, metteteci dentro poco di tutto. Due verdurine, 50 grammi di pasta, un po' di zuccheri, quindi o le verdure o la frutta devono essere a contenuto zuccherino, l'anguria. Quando ti sei mangiato un pezzo di anguria, hai già preso tutti gli zuccheri che ti serviva. Quindi quando parlo di zuccheri, non intendo un dolce. Metteteci un piccolo dolcetto se non mangiate frutta e verdura. Però avete dato solo gli zuccheri, le verdure danno anche altro. Quindi voi potreste saltare la frutta e sostituirla con un dolcino, sì, ma una volta alla settimana, non tutti i giorni. E tutti i giorni sarebbe preferibile mangiare la frutta. Quindi, un pochino di pasto riso, pochino, lo ripeto, pochino, non un piatto, e il bis, scordatelo, un filino, un pochino di verdure, e queste, se ne mettete un po' di più, fa niente. Un pochino di frutta, un dolce, così, non una fetta, quello non è mangiarsi un dolce. Quello è mangiare il pasto di tutto un giorno da solo, perché se ti mangi una fetta grande così, hai mangiato per tutto il giorno, ok? Invece noi lo consideriamo l'atto finale di un pranzo, figurarsi, cioè autoguarigione. Ma di che autoguarigione vuoi parlare? Ti stai facendo del male da solo, altro che autoguarigione. E poi le proteine, lasciate per ultime, non perché non siano importanti, sono importantissime, perché vi ricordo che le proteine sono l'unica cosa che ci consente di costruire muscoli. Per cui se fate attività fisica, nel senso che lavorate in modo strong, non mica solo il manovale, basta anche solo lo stare in piedi tutto il giorno, è già attività, per inciso non consapevole, quindi vi fa pure male, ma se la fate consapevole è attività, le calorie vanno, ma soprattutto i muscoli. E voi per costruire muscolo avete bisogno di proteine. Le proteine sono la base per avere gli aminoacidi, che sono l'elemento essenziale della vita umana e non solo. Quindi un po' di proteine dovete mangiarle. Il modo più semplice per mangiare proteine è mangiare carne. Anche qui un altro seminario, in una settimana, se queste proteine animali facciano bene, facciano male, se siano veramente sostituibili in toto dalle proteine vegetali. Ecco, io qui direi che veramente se cominciate a fare ricerca c'è di tutto, c'è di tutto. Ci sono nutrizionisti che dicono A e nutrizionisti che dicono l'inverso di A, dietologi che dicono A e dietologi che dicono l'inverso di A, lasciate stare, cioè diventare, ma sceglietene uno a vostra coscienza e seguite quello. Però le proteine ci devono essere. Quindi se non mangiate carne e non mangiate pesce, le proteine devono arrivare in qualche altro modo. Saranno ancora di origine animale, cioè il latte o il formaggio, però sono già proteine lavorate. Saranno di origine vegetale, per esempio certa frutta secca, per esempio i legumi, fagioli, piselli, in varie percentuali. Quindi in qualche modo dovete mangiare sta roba, se no, se vi ritrovate senza proteine è un bel problema. Il corpo umano comincia ad avere carenza proteica dopo un giorno, 24 ore senza proteine. Quindi se cominciate a farmi 48 ore senza proteine, il corpo umano comincia a ricavarsi le proteine dall'unico posto in cui le ha, i muscoli. Cioè comincia a fagocitare se stesso, cioè si mangia da solo per avere le proteine. Perché? Perché le proteine gli sono essenziali, quindi non, se voi non gliele date, lui se le va a prendere nell'unico posto in cui le trova, i muscoli. E questo è un problema, questo è un problema. Perché? Perché cominciate a perdere massa muscolare. Cioè, se ne perdete poca, vabbè, ma se ne perdete in modo significativo, e poi magari vi andate anche a fare attività fisica,
e ti sei fatto 5 giorni di digiuno e poi vai a fare attività fisica e ti si spezza un tendine e te la sei andata a cercare con le tue mani. Quindi attenzione, in queste cose è sempre meglio, direi quasi obbligatorio, farsi seguire da un professionista, non uno chef. Io vi sto dando delle indicazioni, poi vi rimando al dietologo, ok? Andate al dietologo e fatevi seguire se fate queste cose. Se invece volete semplicemente curare la vostra autoguarigione, un po' di proteine nel vostro pasto ci devono essere. Perché? Perché il corpo ne ha bisogno. Il corpo ha bisogno di energia e la ricava in due modi, dai grassi e dagli zuccheri, e ha bisogno di componenti chimici per la sua costruzione cellulare, e la ricava da, sotto forma di aminoacidi, dalle proteine. Quindi abbiamo detto un po' di carboidrati complessi, per esempio i farinacei, poco, e se dovete eliminare qualcosa eliminate questi. Un po' di zuccheri che arrivano non dal dolce, arrivano da frutta e verdura, e marginalmente, molto marginalmente, da un dolcetto ogni tanto, non una fetta di torta tutti i giorni. Fibre ci arrivano principalmente dalle verdure e in parte dalla frutta, e qualche volta da certi alimenti come il riso o certe paste se sono fatte di farina integrale, però in modo marginale, perché non è tutto integrale. Quando mangiate una pasta integrale non è che il 90% è fibra, ben poco è la fibra, però ce n'è un po' di più che nella pasta fatta con farina bianca. Va bene, questo per l'aspetto scientifico. Concludo con l'aspetto più olistico. Senti il tuo corpo. Se tu fai un giorno di digiuno, per giorno intendo 24 ore almeno, e poi mangi un certo alimento, il tuo corpo ti dice immediatamente se quell'alimento ti fa bene o ti fa male. Il problema qual è? Che il tuo corpo te lo dice anche quando tu mangi un insieme di cose e non stai facendo digiuno, ma è difficile capire cos'è che ti sta facendo male. Ma se io ho lo stomaco vuoto, ho fatto 24 ore 36 di digiuno, sono quasi a zero, e introduco qualcosa e sento che immediatamente mi viene il pizzicoro alla gola, o mi viene il prurito, o mi viene un enzema, o mi viene un foruncolo, o sento il bruciore a culetto, o sento il crampetto, l'aghetto qui da qualche parte nell'addome, il tuo corpo è che ti sta dicendo che quella cosa lì è meglio che non la mangi. Poi puoi mangiarla lo stesso, ma non la mangiare tutti i giorni. Perché? Perché il tuo corpo te l'ha detto, ti ha mandato un messaggio, ha detto questa non va bene per me. Perché il corpo dà sempre questi segnali. Guarda, io ormai ho imparato a distinguerli tutti nel mio caso. Io ci sono delle cose che appena le tocco sento un'ora dopo la spilla nel fegato o in altre zone dell'addome. Ormai ho fatto tutti i miei esperimenti e so che, dici, perché non ce li dici? Non ve le dico perché non voglio influenzarvi. Perché? Perché danno questo effetto a me. Potrebbero non darlo a voi, oppure voi potreste avere lo stesso sintomo ma derivato da qualcos'altro. Ok? Quindi dovete cercarvi i vostri. Se ci tenete all'autoguarigione, fate una volta alla settimana, una volta ogni due settimane, un giorno intero, 24 ore, superatele anche, fate anche 36, cioè smetto di mangiare, faccio un pasto questa sera, domani tutto il giorno non mangio e dopodomani mangerò a mezzogiorno o addirittura la sera. E mangiate qualcosa di cui tenete traccia. Quindi mangio solo della pasta col pomodoro, il primo pasto, ok? Pasta col pomodoro, è stato a guardare. E se nelle ore successive succede qualcosa, o è la pasta o il pomodoro. Tra due settimane, quando farete nuovamente questo digiuno e proverete a mangiare qualcos'altro, proverete a mangiare la sola pasta con qualcosa che non sia il pomodoro o il pomodoro con qualcosa che non sia la pasta, e cominciate a mettere assieme informazioni. Poi ovviamente potete anche andare a leggere gli effetti che statisticamente si sono osservati per certi alimenti.
Per esempio, il glutine spesso dà dei dolorini, quindi anche chi non è allergico al glutine o intollerante al glutine, a volte non si rende conto che certi dolorini che ha sono per il glutine. Ma il glutine si manifesta solo così? No, si manifesta anche in altri modi. Però questo statisticamente è un modo. Lo stesso problema lo potreste avere per gli amidacei. Alcune persone hanno gli spilli quando mangiano troppo amidacei, cioè 2 giorni, 3 giorni mangiando pasta, oppure un giorno ho mangiato molta pasta, il giorno dopo ho mangiato molto pane, il terzo giorno ho mangiato la pizza, cominciano a venirmi gli spilli. Però tutti? Non è detto. Qualcuno sì, qualcuno no, quindi sono tutte prove che dovete fare. Quindi se avete voglia di farvi delle ricerche, fatele, però sappiate che l'ultima parola è del vostro corpo. Ciao.